Sono giovani e del sud gli ideatori di RoboZ. Questi ragazzi pugliesi creano delle innovative stampanti 3D considerate tra le più precise del mondo e tra i loro clienti ci sono anche degli importanti marchi tecnologici. Quella che vedete nelle immagini è una componente di un motore aereo, viene stampata in 3D da una delle macchine più precise del mondo. Il margine di errore è di soli 25 micron, vale a dire lo spessore di un capello diviso in tre parti. Ed è proprio la precisione ultramillimetrica l'arma in più di queste stampanti, che non usano cinghie di trasmissione, ma solo ingranaggi. L'idea è stata di un giovane imprenditore di Bari che l'ha brevettata nel 2015. Lo stesso concetto un po' di un orologio, no? Come fosse un orologio, ci sono degli ingranaggi che assicurano la precisione di movimento e la ripetibilità del movimento stesso. Le alte capacità di gestione dei superpolimeri rappresentano l'altro punto di forza dell'azienda. Tra i clienti anche grandi multinazionali che le usano per produrre sul momento i ricambi necessari, risparmiando sulle spese di spedizione e magazzino. Questa è una leva freno per una scuderia di MotoGP realizzata nel nostro Carbon PA, che è un nylon caricato fibra di carbonio. Attualmente questo materiale è il materiale da stampa 3D polimerico a più alte performance al mondo. Non è un metallo, ma ha performance meccaniche paragonabili ad una lega d'alluminio. Un progetto nato e cresciuto al sud, capace in meno di 5 anni di quintuplicare il fatturato e dare lavoro a 60 dipendenti, giovani e altamente specializzati. Per oggi Pixel finisce qui, noi torniamo sabato, voi non mancate. E nel frattempo seguiteci sul sito www.tg3.rai.it oppure scriveteci a pixel@rai.it.